Ciao a tutti e benvenuti nella mia nuova lezione del 21 maggio del 2020. Oggi è il giorno numero 77 di sospensione delle attività didattiche in sede. E nel nostro percorso dedicato alla geografia economica parleremo oggi del settore industriale. Sono diversi i fattori che influiscono nella localizzazione di un'impresa industriale. Da un lato, infatti, abbiamo quei fattori difficili da superare, che riguardano la struttura geomorfologica, climatica, i vincoli ecologici e quelli di impatto ambientale. Ma dall'altro ci sono anche altri fattori. Abbiamo quelli di natura funzionale, che vengono superati grazie alla tecnologia. Alla fine del XVIII secolo nacquero le prime aree industriali nelle principali regioni minerarie, allo sbocco delle vallate, nella fascia pedemontana oppure nelle valli di montagna, per sfruttare al meglio l'energia dell'acqua. Nella seconda metà del XIX secolo, l'evoluzione tecnologica ha portato a sganciarsi dalle localizzazioni originarie, grazie ad alcuni importantissimi progetti scientifici, come per esempio l'impiego del carbon fossile nell'industria metallurgica, lo sviluppo dei mezzi di trasporto, primo fra tutti la ferrovia, e anche l'utilizzo di conduttori più efficienti. Pertanto, le industrie carbonifere si sono allontanate dai centri di produzione, spostandosi prima su base regionale, poi su base nazionale e infine su quella globale. Alfred Weber teorizzò una teoria sulla localizzazione industriale, che si basava sulla divisione delle materie prime in base alla quantità di peso persa nella loro trasformazione e sulla base della loro condizione di ubiquità e rarità. La condizione migliore era data dalla maggior convenienza. Oggi però il progresso delle vie di comunicazione ci porta a fare dei discorsi di natura differente, perché la situazione oggi dipende da ogni singola impresa e in base alle diverse tipologie di produzione. Andiamo a vedere ora cosa intendiamo per localizzazione industriale, in quanto a seconda del loro orientamento, noi dividiamo i seguenti tipi di industrie: quelle che sono orientate al materiale, si localizzano vicino ai giacimenti o ai luoghi di arrivo delle risorse importate; le industrie invece orientate all'energia, che si localizzano invece vicino alle fonti energetiche principali; le industrie orientate al mercato, che producono semilavorati destinati ad altre imprese e si localizzano vicino all'utenza finale; le industrie orientate al lavoro, che si localizzano in zone che forniscono manodopera non specializzata; e per ultime le industrie orientate al capitale, che hanno bisogno di alta tecnologia e per questo si localizzano nelle tecnopoli più avanzate. Un esempio di industria orientata al mercato è la Inca Kola, nasce in Perù e si diffonde moltissimo in America Latina. Oggi sta superando le vendite mondiali della Coca-Cola e si pensa che in futuro acquisterà gli spazi commerciali della Coca-Cola stesso. Sentiamo spesso parlare di delocalizzazione industriale. Vediamo cosa si intende con questo termine. Le industrie trovano convenienza nel localizzarsi nei paesi in via di sviluppo, perché qui trovano basso costo per il lavoro, agevolazioni fiscali e normative favorevoli sul lavoro e sulla sicurezza. I gruppi industriali normalmente decentrano le attività meno qualificate nei paesi in via di sviluppo, mantenendo però nelle sedi centrali la ricerca e i centri decisionali. Il decentramento produttivo passa attraverso tre fasi: innovazione, maturità e standardizzazione. Andiamoli a vedere. L'innovazione è la prima fase,
Il prodotto qui è frutto di ricerche e sperimentazioni. Ha un iniziale monopolio che porta a profitti e porta a localizzarsi nelle regioni più avanzate. Il lancio avverrà in quelle zone particolarmente recettive, con personale qualificato, disponibilità finanziarie, servizi alle imprese e tutti quegli altri fattori che possono portare a un lancio del prodotto proficuo. La seconda fase è quella della maturità. Messi a punto prodotto e processo produttivo, si passa a una produzione di massa. Questa consentirà di abbassare i costi di produzione. Entra in campo qui la concorrenza ed è utile la localizzazione in paesi con redditi intermedi. L'ultima fase è quella della standardizzazione. La tecnologia impiegata diventa ormai obsoleta e vecchia. Si devono abbassare i costi di produzione per mantenere alta la domanda. E a questo punto si preferisce delocalizzare nei paesi del terzo mondo, non rispettando però le norme di prevenzione e di sicurezza dei lavoratori. Continueremo a parlare del mondo industriale nella prossima lezione.